caso di questo tipo può portare anche alla sospensione del bando oppure no? Allora, noi abbiamo proceduto in via tecnica, quindi attraverso i nostri funzionari, a richiedere diciamo così, delle memorie anche al consorzio che è affidatario del servizio e abbiamo dato quindi avvio al procedimento per la rescissione del contratto. Avvio del procedimento che avrà una tempistica di 10 giorni entro i quali il consorzio dovrà farci pervenire una proposta. Per quello che mi riguarda, ma questo poi sarà deciso e condiviso dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, credo che sia necessario un segnale di forte discontinuità, anche perché non abbiamo ancora a oggi, le indagini non sono concluse, non sappiamo, ci sono state delle interdizioni, ma non sappiamo anche quali sono le posizioni di altri lavoratori del servizio, quindi della casa di riposo. Quindi per noi è importante poter dare un segnale forte di discontinuità alle famiglie. Certamente vogliamo tutelare i lavoratori, quelli che sono persone per bene, ma per noi è necessario anche avere delle garanzie. Ho fatto richiedere proprio stamattina una visita straordinaria da parte dei medici di medicina generale e degli ospiti, per verificare lo stato, diciamo così, di salute fisico ma anche psicologico degli ospiti all'interno della struttura. Dopodomani o domenica nel pomeriggio, vediamo quando riusciamo a organizzare, incontrerò insieme al vice sindaco di Castel San Niccolò le famiglie e gli ospiti per insomma, prospettare anche quelle che saranno le decisioni che prenderemo nella giunta di domani rispetto alla gestione del servizio. Per noi insomma, è importante che si dia un segnale di discontinuità, perché davvero le imputazioni sono gravi, sono serie e il numero delle persone coinvolte io ritengo sia assolutamente importante, assolutamente grande, e quindi credo che... Quanti dipendenti ha questa cooperativa? Si sa che lavorano lì almeno. Allora lì dovrebbero esserci se non sbaglio... 12 o 12, quindi 7 su 12 è tanto. Insomma, sono tante persone e ecco, per noi è necessario capire, insomma, dobbiamo vedere anche quello che sarà l'esito dell'indagine, perché credo che la questione sia seria. Insomma, noi qui possiamo parlare di tante cose, di servizi, del sociale, della sanità che va male, ma qui dobbiamo gestire una situazione che è di una gravità inaudita, veramente, per chi è il responsabile del servizio, quindi l'ente che eroga questo servizio. Credetemi, io non voglio paragonare il disagio a quello ovviamente delle famiglie, delle vittime, lungi da me, ma credete che per noi la situazione è veramente difficile, capire come andare avanti è complicato, dobbiamo condividere ma dobbiamo anche avere un segnale forte, una proposta che sia davvero di rottura e di garanzia rispetto anche a personale, che noi abbiamo chiesto alla cooperativa di garantire la continuità assistenziale a queste persone.